bronzata. Sì, sono bianca bianca. No, sono. Invece stai molto bene, bianca. L'ho preso il sole sabato, un paio d'ore, che è venuto anche Marco, siamo andati via alla spiaggia libera. E domenica lo stesso un paio d'ore. Siamo andati prima per un giretto a Campania. E poi dopo siamo andati un pochino al mare un paio d'ore lì. Perché all'inizio di stagione non c'è ancora nessuno da nessuna parte, puoi andare dove vuoi. Ti metti lì e prendi il sole, perché se vai nei bagni ti tocca chiacchierare con tutti quelli che non vedono la nave. Allora, sei bianca, a disagio. Passi il tempo a salutare tutti. Hai già un bel colore che guardo. Mamma, non mi guardate. Prendi un po' di sole. Ma non mi sento niente. Poi può fare quello che vuole, però io con un po' di capelli lo preferisco. No, perché con un po' di capelli se non te li sistemi, se per dire va a fare il bagno così, vieni a pacetto. Ma d'estate, Matteo, te che ne hai tanti, anche se sono un po' spettinati, un po' ricciolini che ci vengono, sta bene che guai, cosa si rasa così alla fascista? Madonna, no, qui tutto rasato così. Alla fascista, di moda. Questi capelli sono di così. Moda. Se c'è un po' di capellini sei più bello, no? Anche, né troppo lunghi né troppo corti. È proprio il taglio. Oh, ti viene carbonato, ti carbonami. No, mi viene carbonato. Io brontolo, poi io. Poi. Si deve carbonare lui. No, ma io lo faccio anche per praticità, perché sì, mi torna bene. Ma comunque io brontolo. Lui può. Ma lei fa giusto a dire la sua, oh, è la mamma, sì, dice la sua. Ecco, oh. Tanto le mamme contano poco, no? però la mia la dico, fatemela dire. Ma non mi sta a spuggiare. Ma ora ti fa, cosa ti fa? Ti... Ci faccio un massaggino che non me lo godo mai, sto figliolo qui. Ma perché c'hanno troppe cose? Ma infatti, per dire, paradossalmente ora che hai per dire, i cavalli da corsa è un'isola felice, perché lì le tasse sono rimaste quelle che erano... Sì, sono diminuiti i premi, ma su 1000 euro che te vinci te ne mandano 950 e c'hanno 50 euro di detrazione. Ah, va bene, no? Allora. Così va bene, perché l'Ippica è rimasta fuori da tutta questa pressione fiscale. È rimasta fuori relativamente, perché hanno abbassato i premi. Certe volte te ne combinano certe, io c'ho un maschietto, due anni e mezzo, che non è nemmeno del tutto domato, non si fa nemmeno tanto prendere. Tremotino. Ho la pistola a casa, fortunatamente, perché sennò 5-6 giorni fa, se c'avevo la pistola a casa, gli avevo sparato. È scappato, mi è entrato in un gruppo di 5-6 cavalle in un recinto che sarà 6 o 7 ettari, ci ho passato un pomeriggio all'incontro. Se a un certo è scappato punto, dal recinto. Ma quello cosa c'è? Se ci avesse avuto una pistola gli sparavo. Con le femmine. Se non è un altro cavallo non No, vuole. Sempre della nostra. Ah, sempre vostro? Sì. Però il problema è che lui è un cavallo intero, è un maschio, che vengono questi puledrini che... Ah, le copre. Perché a 2 anni possono già... Sì. Ah, pensavo fosse cucciolo. Sì, no, cucciolo è una sega, un bestione. Sette mesi già possono già essere stalloni. Cucciolo una sega. È grosso fuori di misura anche lui. Ah sì. No, che cavallo che è. Ah, e allora lo si voleva. E cavolo, è andato nell'arem e lui si girava bene. Ma gli è andata bene, vai. Mi bastava anche un arco, tiragli due o tre frecce nel culo.